Benvenuti da Zoe, che vi dà buoni consigli di protezione civile. Oggi parliamo di un'importante novità. In Liguria è cambiato il sistema di allertamento per gli eventi meteorologici. La nostra regione si è allineata così alla direttiva della protezione civile nazionale. Vediamo allora come funziona adesso. L'allerta 1 e l'allerta 2 sono cancellate. Al loro posto viene introdotto un nuovo sistema basato su 3 livelli di allerta. Ad ogni livello corrisponde un codice colore: giallo, arancione e rosso. Via numeri quindi, ed ora in poi fate bene attenzione a questi colori. Allerta gialla, fenomeni significativi. State in guardia e informatevi. Allerta arancione, fenomeni intensi. Ricordate le indicazioni apprese e tenetevi pronti. Allerta rossa, fenomeni molto intensi. Mettete in atto tutti i comportamenti previsti per le situazioni di rischio. È tutto chiaro? L'allerta riguarda una previsione meteorologica diramata dall'ARPAL e dalla Regione Liguria e dipende dall'intensità dei fenomeni previsti. Come abbiamo detto, i fenomeni possono essere significativi, intensi e molto intensi. L'allerta gialla, l'allerta arancione e l'allerta rossa prospettano condizioni meteo sempre più critiche. Di conseguenza aumentano anche i possibili rischi per le persone e le cose. Da oggi, tutte le volte che sarà diramata un'allerta meteo, controllate il codice colore, tenetevi aggiornati sull'evoluzione del tempo e adottate i comportamenti di autoprotezione previsti. Tutte le informazioni e i comportamenti da adottare in caso d'allerta sono disponibili sulle pagine web della Protezione Civile del Comune di Genova, dell'ARPAL e della Regione Liguria. Ripetiamo, è entrato in vigore il nuovo sistema d'allertamento basato sui codici colore. Occhio al giallo, all'arancione e al rosso. E da Zoe è tutto. Non rischiate inutilmente, proteggete le vostre vite.